Ciao a tutti gli amici di DKS Synth Lab, oggi nuova recensione e parliamo dell'ultima master rilasciata da Novation, nonché la prima master 88 che hanno presentato e messo sul mercato non tanto tempo fa, Novation Launch Key 88. Novation Launch Key 88, come dicevamo poco fa, è l'ultima master della linea Launch Key introdotta da Novation, quindi il primo modello 88 tasti che hanno introdotto nella lineup, che parte da master 25 tasti con tasti mini fino ad arrivare a 25 tasti, 37 standard, 49, 61, non esiste il formato 76, ma hanno fatto questo formato 88 tasti che però non ha il tasto pesato, ma un tasto synth action semi pesato, comunque direi più synth action che semi pesato, che appunto non ci vincola sicuramente ad avere una master prettamente pianistica. Allora, innanzitutto la master pesa veramente poco, pesa 8,2 kg, quindi è assolutamente trasportabile per quanto riguarda il peso. Ovviamente l'ingombro di una 88 tasti c'è tutto, perché i tasti sono standard, quindi bisogna mettere in conto comunque la lunghezza del tasto standard, appunto di 88 note, e la master ovviamente sporge ben poco di più, come potete vedere, rispetto alla fine dei tasti. Ovviamente lo strumento è stato tenuto più compatto, perché come su alcune delle altre master di Novation, le due wheel, quindi pitch e modulation, sono state poste sul pannello e non qui di fianco, come ad esempio dovrebbe avvenire su altri modelli della lineup, dove chiaramente con un formato di tasti ridotto è possibile comunque tenere lo strumento di dimensioni compatte, ma avere le due wheel qui sul lato sinistro della tastiera. Questa è una master che in Italia viene distribuita da Midiware, che è il distributore di Novation, che ringrazio per
avermi fornito questo modello per questa recensione. Non esistendo poi il taglio 76, loro hanno fatto questo taglio 88, che è un po' un formato che va a competere con altre master di altre marche che sono più o meno similari, ad esempio Arturia, che ha appunto uno strumento similare a catalogo. Quindi si tratta poi di scegliere lo strumento che più ci aggrada, magari anche basandoci sulle dotazioni appunto di controlli o di porte disponibili sullo strumento, ma anche di software inclusi. Partiamo appunto da quelle che sono un po' le caratteristiche della Master 88 tasti Syntaction. Quindi avete l'estensione da pianoforte, ma un controller bene o male versatile per farci un po' di tutto e senza spaccarvi la schiena per portarvelo dietro eventualmente. Pitch e modulation wheel, che sono ben realizzate. Poi abbiamo il controllo dell'ottava, il controllo dell'arpeggiatore, abbiamo il controllo delle scale, quindi dell'intonazione, che possiamo già settare all'interno dello strumento, un display basilare comunque che ci dà due righe veramente di informazioni per quello che possono essere comunque le necessità di una master. Poi comunque determinati altri parametri sono poi controllabili e modificabili da questi tasti dello strumento, premendo comunque una combinazione di tasti, quindi si può arrivare poi a modificare altri parametri che non sono solamente nel menu. Ci spostiamo poi ancora più in qua, abbiamo 8 knob, 16 pad dinamici che rispondono alla velocity e anche all'aftertouch polifonico, quindi supportano tutto quello che è aftertouch polifonico. Chiaramente devono essere dei device che hanno a loro volta aftertouch polifonico, che sono connessi a questa master, perché ricordo comunque questo è un device completamente muto essendo un controller. Abbiamo poi 9 slider, quindi ben volentieri si vede il nono slider, ad esempio, anche se si volesse utilizzare come controller dei drawbars, si possono poi assegnare questi slider come drawbars e non per forza come fader del volume, tanto per dire, no? E poi abbiamo altri 8 tasti che sono poi assegnabili anche loro, e poi vabbè c'è un nono tasto che fa altre funzioni. Per ultimo abbiamo la parte che poi è quella di controllo di registrazione, quella che poi si interfaccia praticamente a tutto quello che è il mondo della nostra DAW, quindi per registrare, perché chiaramente questa può essere utilizzata sia come controller per VST, per la nostra DAW, come comunque interfacciata al computer, oppure anche come dispositivo standalone con le porte di cui parliamo tra poco. Come dotazione di porte, in realtà lo strumento non è super fornito come possiamo magari trovare su altre master, perché la dotazione di porte alla fine si limita a 3. Abbiamo la porta USB che è di tipo B, quindi quella vecchia di tipo stampante, tanto per dire, che fa una doppia funzione, quindi sia l'alimentazione, perché lo strumento si alimenta tramite il cavo USB, sia che lo utilizzate esternamente come device, lo collegate tramite l'USB con un adattatore tipo quello di cellulare, tanto per dire, potete alimentarlo, oppure chiaramente collegato al computer tramite USB si alimenta lo strumento senza necessità di avere altri alimentatori esterni da collegare a questo device. Abbiamo la porta MIDI out, quindi tutto questo strumento, appunto, come dicevamo poco fa, è anche stand alone per quanto riguarda i dispositivi che non sono il computer, tanto per dire, no? O tutto quello che è il mondo USB. Si può interfacciare tranquillamente a tutto quello che è il mondo dei mini tastiere, expander, tutto quello che è collegabile via MIDI. Quindi si può avere un controller 88 tasti leggero anche per dispositivi esterni. E per ultima porta abbiamo la classica porta jack da 6,3 per collegare il nostro pedale sustain. Thank you.
Con questo strumento, come succede anche per altre marche, come abbiamo visto magari sul canale per Arturia, comunque per altri brand, cosa succede? Che quando si va a comprare delle master, e per rendere comunque magari fruibili per chi non ha dell'hardware da collegargli, viene solitamente incluso un bundle di strumenti o effetti da poter installare e scaricare, quindi si registra sul sito di Novation il nostro seriale della macchina, a quel punto praticamente è possibile scaricare dei vari software che sono inclusi nel prezzo dello strumento. Abbiamo ad esempio Ableton Live Lite, che può essere scaricato, e quindi abbiamo, se già non avessimo un'altra versione o un altro equivalente prodotto, quindi una DAW per registrare il nostro audio, le nostre tracce, per creare le nostre canzoni, comunque nel pacchetto Ableton Live Lite è incluso. Inoltre ci sono altri software che adesso vi vado a leggere. Abbiamo XLN Audio Additive Keys, che è un VST con pianoforti e piani elettrici. Abbiamo AAS Session Bundle, che sono praticamente anche qui un VST di suoni misti di pianoforti EP, chitarre elettriche e anche synth, quindi un po' un mix di strumenti che possono comunque tornare comodi per registrare. O Spitfire Audio Labs Expressive Strings, che praticamente è un VST esclusivo in collaborazione tra Spitfire e Novation, che si può avere solo con queste categorie di strumenti, e praticamente ovviamente è un virtual instrument di archi. Abbiamo due effetti che sono dello stesso brand, quindi Clef Grand. Uno si chiama R0 Verb, che in realtà è un ibrido, come possono essercene altri sul mercato, tra riverbero e delay, quindi si può creare questa sorta di transizione tra riverberi e delay. E per ultimo abbiamo un altro effetto che simula le cassette, e ci sono tre effetti, quindi saturazione, noise e altre distorsioni, quindi effetti un po' vintage per ricreare, per modificare il nostro suono. Sicuramente questo è uno strumento interessante perché cerca una master 88 tasti con tasti comunque non pesati, che non ha necessità appunto di avere il tasto pesato tipico del pianoforte, quindi perché principalmente vuole l'estensione 88 tasti ma ci deve controllare prettamente dei synth ad esempio, o vuole l'88 tasti ma non vuole portarsi in giro una master pesante, quindi è un ottimo compromesso tra peso e dimensioni. Lo strumento costa attorno ai 400€, 429€. Se state cercando appunto una master semi pesata 88 tasti, andatevela a provare, perché assolutamente è un'opzione da considerare, perché comunque sul mercato di questa tipologia ci sono forse due o tre master, non ce ne sono tantissime, perché tanto 88 sono appunto solamente col tasto pesato, quindi sono comunque delle master che anche con i controlli che hanno a disposizione, quindi knob, i pad, gli slider, ci permettono appunto di interagire e di creare anche delle performance dal vivo. Appunto, se poi c'è questa interazione a maggior ragione con Ableton Live o comunque con dei virtual instrument che possono essere comunque mappati con i controlli che abbiamo a pannello, tutto ciò va a sicuramente a vantaggio dell'esecuzione. Io ringrazio ancora Midiware per avermi fornito questa master per questa recensione su DK e SynthLab, e noi ci vediamo alla prossima recensione sempre sul solito canale, quindi DK e SynthLab. Ciao e alla prossima!